Bene amici, è sabato mattina, in realtà è l'alba, sono circa le, sì, sono le 5 e un quarto, guarda in fondo, i ragazzi della Nettezza Urbana che stanno pulendo la via e si parte per un'altra meta, per un altro viaggio. Si va nella fantastica Puglia a provare qualcosa di tecnologico ma su quattro ruote, Audi, Q7 e Tron. Sì sì, proprio lei, ibrida ma anche plug-in, quindi anche qualche chilometro tutto elettrico. Bagaglio tecnologico, S7 perché è impermeabile e fa dei bellissimi video, e il CAT60 perché che è il telefono di backup indistruttibile. È nel panico. Perché? Perché il volo in overbooking, gli hanno offerto 250 euro per prendere il volo dopo. No, non posso. No vabbè, parti da Milano che c'è il sole, una giornata stupenda, arrivi in Puglia dove non piove praticamente mai a luglio e piove di bestia, che sfiga. Finalmente non piove più, siamo arrivati in questa fantastica masseria, ma ecco il motivo del mio viaggio. Aiuto! C'è un drone! Siamo saliti sulla e-tron Q7 ovviamente con l'istruttore che ci sta dando le prime informazioni su questa vettura, che ha due motori, 3000 turbo diesel più un motore elettrico. Esattamente. E la proviamo subito in off-road, con una tra l'altro salita anche abbastanza cattivella. Direi di sì. Ma siamo ancora tutti elettrici? No, adesso siamo adesso entrato il motore termico. In questo momento il termico, perché chiaramente andiamo con un po' di gas, oltre a una certa richiesta di potenza naturalmente entra in gioco il termico. Ok, quindi io mollo il freno, sì, e che la discesa sarà controllata, esatto, dall'elettronica. Che potenza hanno i due motori? Allora, un totale di 373 cavalli, e nel senso che abbiamo il 6 cilindri diesel da 258 più l'elettrico per 115, che dà appunto questo valore di 373, con una coppia di 700 Nm, quindi una coppia che ci trae in pace da ogni situazione. Veramente straordinaria, sì. Da 0 a 100 fa 6 secondi e 2. No ragazzi, ma guardate che posto fantastico che ho trovato qua sulle coste pugliesi. È mastodontica, o piace o non piace. Questo è uno dei tratti distintivi della serie e-tron, quindi questi LED diurni, ovviamente la scritta e-tron. Full LED Matrix, classico indicatore di direzione Audi, che si rincorre, bellissimo. E poi la presa per ricaricare le batterie, Mennekes di tipo 2, con anche la possibilità di programmare la carica, iniziarla, di stopparla, e un LED che ci dice se sta caricando o meno. Le batterie sono alloggiate qua sotto al piano del baule, che è un filo più alto, perde un po' di capacità, ma rimane comunque, guardate, esageratamente grande. Batterie che sono tra le più capienti della categoria, diciamo, SUV ibridi plug-in, perché addirittura ha 17,3 kWh di capacità nelle batterie. In questa valigetta c'è il kit di ricarica, sia domestica sia da colonnina. La cosa bella è che ha un caricatore a 7,2 kW. Cosa vuol dire? Che da colonnina in 2 ore e mezza la carica sarà completata. Da rete domestica però 8 ore. Ma se avete una presa, non dico industriale, ma comunque quelle azzurre con anche solo 3 kW di potenza, in 4 ore ve la cavate. Beh, abbiamo un posto stupendo, abbiamo dell'acqua, abbiamo del fango, abbiamo un SUV che si dichiara quasi fuori strada. Io non sono Andrea Galeazzi. Sì, dai, proviamo a farlo. Drive Select, off-road, la alza anche al massimo. Là in fondo c'è un Q7 da oltre 2 tonnellate. Io ho un CAT rugged. Ci proviamo? Mi sa che è retto! Beh, affondare è affondato. Sfrutto il momento da passeggero per raccontarvela un po' dentro. Tecnologia ce n'è tanta anche all'interno. Per esempio il climatizzatore è a pompa di calore. Grande touchpad, comodo per inserire indirizzi, per muoversi nei vari menu. Audi Connect. Questa vettura può avere due SIM, una preinstallata in auto, anche per scaricare le cartine di Google e per fare la ricerca su Google. Sì, perché questa vettura è connessa. Infatti se andiamo sulle cartine, vedete qua il simbolino, perché abbiamo Street View e anche Google Maps. In questo momento vedete stiamo ricaricando le batterie, stiamo andando col motore termico, c'è questo pulsantino EV che non solo ci può far andare completamente elettrici, Audi dichiara per 50-56 km, purtroppo non ho potuto verificare questa percorrenza perché quando abbiamo preso la vettura praticamente la batteria era quasi esaurita. Virtual cockpit, sempre bellissimo. Qua a sinistra non abbiamo il contagiri che è qua sotto, ma ci fa vedere la percentuale di acceleratore che noi chiediamo, e vedete c'è anche la parte boost, la parte di potenza in più che dà il motore elettrico. Quando rallentiamo abbiamo ovviamente il recupero.
recupero dell'energia. Ma qua potremmo avere Google Earth. Guardate, oltre alla visualizzazione standard e anche al traffico, c'è anche il caricabatterie wireless. E allora appoggio qua il mio S7 e guardate, parte la ricarica. Guarda che paesaggio. E tra l'altro oggi è metà luglio e fa quasi freddo. Ho la giacchetta e c'è un super vento. Però che aria, fantastico. No vabbè, sto relay sarà anche figo. Ma mi sono perso, aiuto! Ce l'ho fatta, vi giuro, 10 minuti. No vabbè, questa è una super sorpresa di Audi. Grazie Audi, vediamo anche l'R8. Mamma mia, fantastica! Vi presento Giampiero, che è il mio compagno di viaggio in questa 2 giorni Audi. Mi raccomando, l'immaginetta della mamma ce l'abbiamo qua, la fidanzata. Vai piano. La moglie, vai piano. I tre figli, i tre figli, anch'io un figlio, una moglie, quindi mi raccomando, vai piano. Oh, finalmente la guido io! Fantastica, Giampiero. Ma abbiamo prima letto 610 cavalli. Secondo me quello che fa la differenza sono quei 10 cavalli che... È vero? Che è vero, che spaccano. E sentite che sound! Mamma mia che spinta! Guarda che bello il cruscotto con questo virtual cockpit. Io sono in modalità sportiva perché ovviamente anche qua abbiamo il Drive Select. E che belli sono questi strumenti che ci dicono potenza e coppia istantanea. Fantastici! Beh, però anche molto elastica questa R8, perché sto andando a 50 all'ora, sono in sesta e se schiaccio? E se schiaccio riprende con un rumore fantastico. Piove, direi che ci mettiamo in comfort e apprezziamo un po' l'R8 in modalità passeggio. Limite 90, stiamo andando a 85, sono in 7ª marcia, grande elasticità e anche abbastanza silenziosa. Non dico che si possa usare tutti i giorni, però... Schiena non fa male. La schiena non fa male, anche se il sedile è bello rigido, anche le sospensioni. Però in comfort un po' meno. Sì, ok, va bene le macchine, però bisogna anche mangiare e lo facciamo in un posto stupendo. Pio, vabbè, bello lo stesso. Di patate, peperoni e noci, e non vi racconto il resto perché il profumo è eccezionale e io vado a mangiare. Sì, va bene la masseria 5 stelle, fantastica, ma quanto sono buoni i panzerotti pugliesi. Audi Untuggable qua a Loco Rotondo e anche un'installazione di limosani, mamma mia che bella. Arte con la luce. Guardate per esempio questo lampione, ha un meccanismo, lo vedete là, con un controller, dei rotori che lo fanno girare a questa velocità e guardate che bell'effetto in queste viette di Loco Rotondo con queste lame di luci che continuano a cambiare. Veramente suggestivo. E là, impossible. Ma così è possible. Geniale. Possible, impossible. Sono artisti. Challenge, change. Sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Questa mi piace veramente tanto, è un po' il mio motto. You can... Si fa solo un giro sulla giostra. La vita degli audaci. Ragazzi, provateci, provateci, provateci sempre e seguite le vostre passioni. You can. Si vedete un'altra installazione del maestro Limosani. Ah no, un'insegna, vabbè. 4 anelli, 4 piatti, arte. E poi l'ultima installazione lumiosa, chi svela? La Q2. Ma c'è dentro Ringo. Grande Ringo, stereo a palla, stereo a palla. Buongiorno amici, ma che giornata fantastica svegliarsi con questo cielo, con quest'aria. Sì, un gran maestrale, ma veramente la giornata perfetta per continuare la nostra esperienza. E oggi RS6. Senti Giovanni, ma se io schiaccio questo pulsante, quanti cavalli scateniamo? Beh, se acceleri fino in fondo sono 560, la versione performance 605 di questa RS6. Ah! Quanto costa? Beh, è una macchina che supera abbondantemente i 100.000 euro, ma il comfort e la potenza e la tenuta di strada si sentono molto in questo tipo di vettura. Mi vendi la tua? Ti offro 80.000. No, non te la vendo perché la mia perché RS lui ce l'ha. È veramente una macchina stupenda e per ora, finché non uscirà una versione da 700 cavalli, non te la do. Per adesso direi di metterla in comfort e usarla a 50 km all'ora, qua il limite 90, stiamo andando, no, un po' di più, a 60. Vabbè. Strada comunque con i dossettini, non proprio asfalto liscissimo, davanti comodissima, sedili eccezionali. Sentiamo Giampiero allora che è dietro. Giampiero, che ti abbiamo cacciato là dietro, dici un po' come si sta? Ma io che sono 1,85 e che sono seduto in linea con uno che mi pare alto come me,
Sto comodissimo, spazio per le gambe a posto. Io direi che però la mettiamo in dynamic adesso. Diciamo, non esagerare, perché Gian Piero non ci fidiamo granché, obiettivamente. Ma un palmarès sportivo di botti paurosi. Sì? Sì, allora sì, siamo tranquilli. Gian Piero, ci siamo scodati il casco. Volete sentire una prima un po' cattiva? Allora, dietro non c'è nessuno, davanti non c'è nessuno. E gas. Che sound, sentite un po'. Mamma mia, sì, c'è la curva, infatti ho mollato il gas. L'avrei guardavo potuto tenere 80 chilometri, non era proprio nelle... 0-100? Beh, 0-100, questa macchina va sui 3,8, mi sembra. 3,6, 3,8. Tantissima roba, molto vicina all'R8, però una vettura che secondo me, io l'ho guidata poco, una cinquantina di chilometri purtroppo, tu la guidi molto di più perché la guidi tutti i giorni, ma mi confermi il fatto che ha la doppia anima, cioè molto tranquilla quando vai in... Tranquilla tra virgolette, perché quando si parla con macchine con più di 500 cavalli il tranquillo è abbastanza relativo, però se si riesce a guidarla anche in centro in modo tranquillo, come tu giustamente hai detto, la macchina risponde come una macchina normale. Anche perché poi, in città, start and stop, insomma, tutti i comfort moderni. Comfort, essendo una vettura molto sportiva, ha veramente un comfort di marcia abbastanza interessante. Scarichi sportivi aperti, avete sentito che sound. Io ci metto un purtroppo. Purtroppo l'MMI è la versione precedente, quindi io aspetterei, o tu me la vendi al prezzo che ti ho offerto, o aspetterei la versione successiva quando metteranno Virtual Cockpit ed MMI nuovo. Lo metteranno presto, lo metteranno, perché è tutto un sistema che stanno già sperimentando con tutte le altre vetture. L'avevi visto su R8, l'avevi visto su... Sull'e-tron, sull'e-tron, fantastica. Sì, quindi ne arrivo anche sull'RS. Sterzo molto diretto, molto preciso, veramente mi è piaciuto tanto. E poi finiture, qua voglio dire pregio, perché abbiamo carbonio vero. Sì, il carbonio è una componente che monta Audi su tutte le vetture col marchio sportivo RS. Giovanni, ma spiegami perché tu hai questa vettura. Immagino che ti piace andare piano nella vita. Beh, non è che per strada vado molto forte, abitualmente corro nei rally e quindi diciamo mi sfogo lì. Ma infatti la cosa bella, ragazzi, è questa. Chi di solito corre in macchina, rally, kart, come ho fatto io, in strada è molto tranquillo perché sfoga le proprie voglie e la propria adrenalina in pista, ed è fantastica questa cosa. E in strada uno dice, ma non ci voglio correre in strada, vado in pista un attimo, vado a farmi il mio rallino. E visto che ora si può andare in pista anche con vetture stradali, basta mettersi un casco, entrare e girare in pista a Monza, pagare un turno, è inutile rischiare con tutto il traffico e la rete stradale sottodimensionata che abbiamo in Italia. Quindi tutti in pista, chi vuole andare forte, in sicurezza. Prossima colazione con Galeazzi, in pista. Portate la vostra macchina però, eh. Certo, la mia. Lui porta la sua. No, dai, Giampiero, ti invitiamo, guidi tu e ci vai fare un giro con la tua. Va bene, dai, un giro però, uno soltanto. Un giro soltanto. Ho visto il telefono di Giovanni. Giovanni, facci vedere che telefono hai e spiegaci perché usi quel telefono. Ok, io ho un vecchio 6310i. Perché ritengo che un telefono di oggi molto moderni, seppur utilissimi, limitino la libertà delle persone, e quindi volendo vivere tranquillo, godendomi la mia vita con le mie gare, il mio figlio, le mie moto e le mie passioni, quando ho bisogno di qualcosa accendo il computer e vado lì e vedo quello che mi occorre. Quindi questo video lo vedrai dal computer. E grandissimo, grandissimo telefono tra l'altro questo Nokia. Qualche anno, penso, non so quanti anni. Ma senti, la batteria regge ancora? Le batterie sono fantastiche, queste batterie qui. Ritengo che se ci metto un bel cavetto ci metto in moto anche la macchina, se lascio fare accesi. Guardate la faccia di Giovanni mentre guida Giampiero. Portate tutte a casa le auto, eh. Sì, però dovevi uscire qua. No. Il panico di Giovanni. Manovre azzardate, Giampiero. Posizione di guida di Giampiero. Giampiero c'ha anche le spalle un po' troppo vicine, dovrebbe stare un po' più appoggiato. No, sarei troppo rigido. No, io ragazzi vedo così da 20 anni ormai. Rigido, se fai un viaggio di 300 km così rigido, poi ti affatichi molto di Guarda più. Guarda che io faccio 35.000 km all'anno in macchina, quindi... Con una macchina del genere? C'ho una Auris ibrida, sporting, quindi... Uguale a questa, no? La stessa potenza, no, stesso uguale, tipo. Il pranzo! Stanno per finire ed eccola qua, compare la Q2. Come vedete anche lei ha il Virtual Cockpit, la Wheel Touch. Ma adesso andiamo a vederla dietro, la parte forse più controversa. Portone posteriore elettrico.
E anche su Q2 le frecce dietro si ricorrono, bellissime. E gruppi ottici anteriori full LED. No vabbè ragazzi, ma che belle sono queste macchinine a pedali di questa masseria. Fantastiche! Beh ragazzi, che dire, la mia avventura qui in Puglia con Audi si conclude qua, su questo magnifico tramonto, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!